ho cercato di capire come poter fare il film senza utilizzare la carta e la matita. Anche per rispetto, si parla tanto di salvare gli alberi, almeno se non ci proviamo noi, che ogni volta usiamo 300-400 mila fogli di carta per fare un film. E allora abbiamo fatto un po' un'analisi di vari software che esistevano sul mercato per fare serie televisive e abbiamo scelto uno, non perché gli altri non fossero buoni, ma perché ci sembrava in quel momento il più affidabile. E abbiamo chiesto ai loro sviluppatori di implementarlo in modo che si potesse fare un lungometraggio, perché gli animatori di un lungometraggio sono molto più esigenti e tutti noi siamo più esigenti rispetto a una serie televisiva, e quindi abbiamo bisogno di plugin, di possibilità, di tipi di movimenti di foglio di foglio elettronico che invece per la serie non sono neanche considerati. Questo ha causato 6 mesi di lavoro con gli sviluppatori e con una piccola equipe di animazione che trovasse i problemi e lo sviluppatore li risolveva, ci inviavano nuovi software e così via. E però sono contentissimo del risultato, infatti il film sembra fatto a matita, anzi è fatto meglio che se fosse fatto a matita, perché io ho potuto lavorare sul segno fino alla post-produzione. Mentre in un film disegnato a matita, una volta che il segno è fatto, il segno è quello, invece lavorando in vettoriale, questo è un termine computerico, lavorando in vettoriale io ho potuto trasformare il segno, adeguarlo a quello di cui ho bisogno, e nei rari casi in cui l'animatore aveva sbagliato la matita, ho potuto anche correggere la matita, quindi ho potuto avere un prodotto migliore di quello che avrei avuto disegnandolo in tradizionale. La collaborazione con Lorenzo Mattotti è nata perché adoravo il suo stile. Mattotti è un grandissimo illustratore. Quando ho cominciato a pensare a Pinocchio, pensato che Pinocchio doveva essere disegnato in un modo originale e in un modo artistico che fosse allo stesso modo funzionale a un grande pubblico. Quindi Lorenzo Mattotti aveva fatto un libro qualche anno prima e la scelta è caduta su di lui, si è svolto il progetto, è venuto, abbiamo costruito tutta questa nuova atmosfera pinocchiesca. E poi dopo sono andato avanti, ma la mia soddisfazione rispetto a Lorenzo è anche quella di aver rispettato la sua grafica, nonostante Lorenzo lavori esclusivamente con matita, anzi si senta proprio lo sforzo fisico nei suoi disegni, questa materia che lui mette nelle sue tavole, e in Photoshop, lavorando in digitale, abbiamo formato un'equipe, anche in questo caso di artisti, che è riuscita a riprodurre esattamente la sua tecnica. Oggi è sempre, Pinocchio è una storia che a distanza di 130 anni è attuale, viene continuamente realizzata, annunciano ogni giorno nuovi film che potrebbero uscire con nuovi Pinocchi. E questo perché? Perché Pinocchio è un'opera estremamente poliedrica, sfaccettata in mille modi differenti. È un libro anche che a raccontarlo integralmente in cinema durerebbe 7-8 ore, quindi c'è materiale per poter prevedere differenti punti di vista, e quindi questo, un autore può prendersi un punto di vista, cercare di capire, leggersi il libro, studiarsi il personaggio, come faccio sempre, studiarsi con Lodi, capire perché, come ha fatto, ha scritto, e dopodiché interpretare, scegliere un punto di vista e attraverso questo punto di vista metamorfizzare tutto il suo lavoro, trasformarlo e renderlo logico rispetto a questo punto di vista. E diventano film completamente diversi l'uno dall'altro. Se tu puoi immaginarti la differenza abissale che ci sia tra un Pinocchio di Comencini e l'intelligenza artificiale di Spielberg, eppure Spielberg ha detto: questo per me è Pinocchio. Il mio Pinocchio è un bambino
che nasce costruito da un padre che non ha figli, non può avere figli, e in cui Geppetto riversa in Pinocchio le sue aspettative, e Pinocchio invece vuole essere lui stesso, è una scheggia impazzita alla ricerca della felicità, e si ritrova solo in un mondo che non è ingenuo come lui. In fondo Pinocchio non è cattivo, è un bambino appena nato e già capace a correre e a parlare, e si ritrova in un mondo di gente che non dice quello che pensa. Pinocchio è un personaggio ipercinetico, è un personaggio che appena nato comincia a correre e non si ferma mai, e fa parte della mia interpretazione del libro di Collodi. Anche nel libro, leggendolo anche nella sua interezza, Pinocchio o scappa da qualcosa o per non essere mangiato, o corre alla ricerca di qualcosa da mangiare. La corsa è un elemento costante della sua essenza. E quindi mi piaceva anche che il film fosse uno sviluppo unico, una corsa giusta fino alla fine, fino all'incontro finale tra Geppetto e Pinocchio. Tutti e due sono partiti insieme, hanno fatto due esperienze diverse e si sono rincontrati nel film. È un doppio romanzo di formazione, sia per il figlio che per il padre. Io lavoro sempre con i musicisti, e quindi facendoli soffrire un pochino, perché io inizio a parlare di musica quando inizio a lavorare in preproduzione sul film, quindi mentre ho un equip che comincia a creare la parte grafica, inizio a creare anche la parte musicale, perché per me la musica è importante ed è complementare dall'inizio. Il film cresce e la musica cresce insieme al film. Chris Dalla era una persona estremamente creativa, curiosa, competente nel cinema dell'animazione e soprattutto curiosa, diceva: ma come fai a fare questo? Ma come fai a questo? Ma perché adesso mi fai vedere questo? Quindi non solo mi dava dei brani di altissima qualità musicale, ma si informava anche su cosa avrebbe dovuto fare dopo, come modificare, ed essendo curioso poi me li cambiava anche senza che io glielo chiedessi. E io a volte ho cambiato anche parti del film per adeguarli alle intuizioni musicali che aveva avuto Lucio. Adesso sto realizzando una serie televisiva. Per me è una serie d'autore, io la chiamo, non faccio spesso serie televisiva. Con la Rai avevamo fatto una prima serie di 52 episodi che si chiama Pipipipi e Rosmarina, per bambini piccoli di età prescolare, con la sceneggiatura di Vincenzo Cerami e con i disegni di Anna Laura Cantone, con le musiche di Daniele Di Gregorio, e sono delle piccole pillole di filosofia infantile, come le chiama Vincenzo Cerami, che è un grandissimo autore. E quindi ho messo in piedi questo gruppo, e adesso stiamo facendo una seconda serie di altri 26 episodi più di uno speciale televisivo, quindi ci siamo rimessi proprio in questi giorni. Abbiamo abbandonato relativamente il Pinocchio, perché in realtà il mio lavoro non è finito, sto facendo la versione francese del film, l'inglese era quella originale, e poi aspettavamo questa presentazione al Festival di Venezia, e per poter anche dare il via al mercato del film, e chiedono la mia presenza. Il film è stato preso al Festival di Busan, che è un festival molto importante asiatico, anzi forse il più importante del mercato asiatico, quindi dovrò andare al Festival di Busan a presentare il mio film, e quindi cerco di dividermi tra nuovi progetti. Poi certamente ho anche in testa un nuovo film che spero di poter montare, perché poi qua siamo nell'epoca in cui è più lungo trovare i soldi nonostante i miei film durino come produzione 3-4 anni, ci vuole proprio tempo per trovare i finanziamenti per poi lavorare 3-4 anni sul progetto.